Teso, eh. È un po'. Avanti il prossimo. Dunque, lei è il signor? Come, scusa? Vabbè, non importa. Le sue competenze? Sì, dunque, io ho preso un diploma in volo in accademia. Vabbè, ci abbiamo Superman. Altro? Ah, ecco, sto imparando da autodidatta l'uso della velocità supersonica. Per quello c'è Flash, che è insuperabile. Altro ancora, per favore. Super forza? Hulk? Dai, qualcos'altro. Sono bravo ad appendere i quadri. Per quello abbiamo Thor. Senta, mi scusi, ma lei quante volte ha salvato il mondo? Ci sono state diverse occasioni in cui mi sono ritrovato a nessuna. Nessuna. Va No. bene. Grazie, le faremo sapere. Arrivederci, eh. La situazione si sta aggravando sempre di più. Un enorme meteorite sta per raggiungere il pianeta Terra e sembra che niente possa deviare la sua traiettoria. Studiosi ed esperti stanno già cercando di trovare un modo, una soluzione per evitare l'impatto, ma non abbiamo ancora nessun dato certo. L'unico fatto che conosciamo con certezza è che la massa del meteorite sia talmente grande da essere persino in grado di distruggere una porzione del pianeta. Attenzione! Sembra che un corpo estraneo si stia avvicinando al meteorite. Sembra un uomo! Ci vediamo domani alle 9. Sarò la sentinella nel buio, il guardiano dei deboli. Starò in agguato nelle tenebre, pronto all'azione qualora il crimine dovesse manifestarsi. Chi sono io? Sono il paladino della legge. Sono il supereroe che veglia nella notte. Sono un vigilante misterioso, sono tutto questo. Ma potete chiamarmi Mister. Mister, presti caffè?